Ciao a tutti, sono Alessia, allieva del maestro Daniele Agresti. Sono tecnico allenatore della Federazione Italiana Karate e agonista nella specialità di Kata e Kumite. Ringrazio il comune di Pontassieve per la bella iniziativa Sport Assieve in Salotto, alla quale aderiamo con molto piacere. I nostri corsi vengono svolti presso il circolo 1° maggio delle 10 e sono assolutamente consigliati a tutte le età. Per cui ho preparato alcune lezioni da svolgere insieme per approcciarvi a questa disciplina. Spero che siano di vostro gradimento e buon allenamento. Il primo esercizio che vi propongo, forse l'avrete già sentito nominare, perché è un esercizio di yoga e si chiama Saluto al Sole. Mani giunte davanti al petto. 1. 2. Ci pieghiamo quanto possiamo. 3. Flettiamo in avanti con la testa in mezzo alle braccia e arriviamo a toccare terra. Il collo è rilassato. 4. Portiamo indietro la gamba destra e apriamo con lo sguardo rivolto in su, la gola aperta. 5. Uniamo indietro il piede sinistro e piramide. 6. Appoggiamo le ginocchia a terra, flettiamo le braccia e posizione del drago. Qui la gola è chiusa. 7. Ritorniamo in posizione. Lo sguardo è rivolto verso il nostro ombelico. 8. Riportiamo la gamba destra avanti e riapriamo. 9. Riuniamo. E 10. 1. Accarezziamo terra. Tutto il corpo. E apriamo a disegnare un sole. La seconda esecuzione che andremo a fare ve la mostrerò invece di lato in modo che avrete più chiare tutte le posizioni. Mani giunte davanti al petto. 1. 2. Terza e ultima esecuzione. Questa volta lo facciamo con l'inspiro e l'espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro.
Passiamo adesso al secondo esercizio. Allora, questo esercizio servirà per aumentare la coordinazione e prendere coscienza dello spazio e del tempo, che sono fondamentali nel karate. Ci mettiamo in questa posizione naturale, con le mani in questa posizione, in puntamento, e facciamo il seguente schema. 1, passo in avanti e torno al centro. 2 e torno al centro. Destra, 1 e torno al centro. Sinistra, 2 e torno al centro. Di nuovo, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e cambiamo naso. Stesso schema, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e cambio di nuovo. Adesso proviamo a farlo con un saltello. E 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e si cambia. Via. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e passiamo alla parte un po' più tecnica del karate, ovvero al kion, ossia la base. Vi faccio vedere la prima posizione, che è la posizione del cavaliere, detta anche in giapponese kibadachi. Gambe divaricate e piedi paralleli, il peso è sull'esterno del piede e andiamo giù con il peso. Mani ai fianchi e 1, pugno e via, 2, il pugno gira al punto e via, 3 e via. Attenzione a non allargare il gomito, ma a essere radenti al fianco e arrivare. E via. 5. E 6. E 7. E 8. E 9. E 10 e un po' più veloce, 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10 e con respiro. Ichi,
Baku e Sichi e Achi e Gyu e Ju e almeno vi ho insegnato anche i numeri e il conteggio in giapponese. L'ultimo esercizio di oggi invece sono le parate, anche perché il karate inizia sempre con una difesa. Ci sono tre parate, alta, media e bassa. Iniziamo da quella alta. Pugni ai fianchi e 1. Parata alta. 2. Riarmo. 3. Parata alta. 4. 5. E 6. E 7 e 8 e 9 e 10 e parata media. Prepariamo e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e si riapre. Prendiamo un'altra e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e parata bassa. Si arma. Destra sulla spalla sinistra. 1. Giro il pugno e para. E riarmo. 2. E 3. E 4. E 5. L'altra parte. Quindi armo il sinistro sulla spalla destra. 1. E 2. E 3. E 4. E 5. Cercate di ripeterlo il più volte possibile e ci vediamo alla prossima lezione. Ripassate, mi raccomando, perché si va avanti con il lavoro. Ciao a tutti!